amici ed amiche di salvo gamer bentornati sul mio canale oggi farò un nuovo tutorial sulla ps2 in, in particolare parliamo di ps2 fat con modifica free hd boot hard disk boot cioè quella modifica che vi ho fatto vedere in un mio precedente video di free boot su hard disk dove anche i giochi playstation 2 sono sull'hard disk vi ho fatto vedere in passato caricare giochi sulla partizione dell'hard disk tramite dei software col PC, oggi vi voglio far vedere la possibilità che abbiamo di caricare giochi PS2 nel nostro hard disk tramite network, come vi avevo promesso in un mio precedente video. Innanzitutto ovviamente vi serve la vostra console col free HD boot, l'hard disk inserito e il network adapter. Il network adapter però vi serve l'originale PlayStation 2 Sony perché è l'unico network adapter dove potete inserire l'hard disk e che ha anche la scheda di connessione Ethernet, quindi per il cavo Ethernet della vostra linea di casa, linea Internet. I eh, network adapter di terze parti che si trovano sul mercato oggi, come vedete, quando arrivano hanno eh, il plug del eh, cavo Internet chiuso da un eh, sticker e c'è scritto di non rimuoverlo, anche perché se lo dovesse rimuovere, sotto c'è la porta, ma sostanzialmente manca la scheda. Quindi quei adattatori non vi possono consentire connessione alla rete internet. Avete bisogno per forza il network adapter originale Sony. Se avete questo network adapter potete eseguire questa procedura. Quindi, ovviamente, ripeto, vi serve la vostra console col network adapter, con il cavo internet collegato, e vi serve un'applicazione, un, un Ombrew da installare sulla vostra console e un software da utilizzare tramite il vostro PC. Tutto il necessario si trova a questa pagina. Ovviamente il link ve lo lascerò nella descrizione del video, come faccio sempre. Per scaricare quello che vi occorre, si va qua sotto e si schiaccia Download Links. La pagina va giù e va fino ai link per il download. Quello che dovete scaricare è il primo qua in alto da Mediafire. Mediafire, scusatemi. Schiacciate qua di fianco e vi si apre la pagina Mediafire. Qui schiacciate il download e attendete che vi si scarichi il file. Una volta che ha scaricato questa cartella, che è una cartella compressa, chiudete il browser, aprite la vostra cartella download. Prendete il vostro file compresso e lo decomprimete, quindi con un programma di decompressione, WinZip, 7Zip, WinRar, quello che più preferite. Io vado qui, estrai file in e estraggo la cartella. Una volta estratto il zip lo posso anche cancellare e la cartella estratta me la metto sul desktop. Ecco fatto, e chiudo la, cart la mia cartella download. Adesso apro la cartella che abbiamo scaricato. E vi faccio vedere cosa c'è all'interno. All'interno abbiamo due sottocartelle, una si chiama PC e l'altra PS2. È fatto molto bene, è strutturato molto bene. PC Dentro la cartella PC abbiamo il software che utilizzeremo da PC per collegarci alla console. Mentre nella cartella PS2 abbiamo l'Ombrew che dovremmo andare ad installare nella nostra console. Quindi, quello che facciamo per prima cosa dobbiamo spostare lhdl L'hdlgameinstaller.eLF e il package language, quindi il lang questo, che sono i pacchetti di lingue, le stringhe per le lingue. Dobbiamo spostarli sulla nostra console, solo questi due file, eh? nient'altro. Qui abbiamo due opzioni per spostare i file: o li spostiamo tramite eh, la USB stick. Quindi prendiamo una USB stick, la formattiamo in FAT32 e ci mettiamo dentro questi due file. O lo spostiamo via network come vi ho fatto vedere in un mio precedente video, ovvero lo spostiamo eh, direttamente nella cartella della console con la connessione network. Io lo farò con connessione network. Quindi adesso vado ad avviare la console e avvio il PS2 NET per avere la console connessa a internet. Quindi una volta avviata la mia console vado su ULANCHELF o VLANCHELF o LANCHELF a seconda di quello che avete voi della versione che avete e lo, e lo eseguo. Quando si aprirà ULANCHELF ovviamente la mia console è già configurata se non sapete come configurarla potete guardare il mio video dove vi faccio vedere come eh, configurare la connessione via network. Comunque quello che faccio è avviato ULANCHELF schiaccio start e avvio ps2net. Quando mi appare il netconfig con l'ip address e così via, l'indirizzo IP, posso riportarmi sul PC. Una volta tornati sul PC, qui sotto in cerca scrivo Esplora, apro l'Esplora file, lo metto qua di fianco. Questo lo metto qua di fianco. Questa è la cartella con il package che devo spostare. E questo adesso di qua aprirò la mia console. Quello che vi suggerisco di fare è creare una cartella qua dentro nuovo, cartella e la scriviamo e la chiamiamo. Eh, io la chiamo game net. Così so che serve per spostare il game, i giochi da network. E dentro ci mettete i due file che dovete spostare nella console. Ecco qua, vedete? Dentro qui io ho quello che devo spostare. Ora di qua collego la mia console, ftp: due punti.//e slash, slash, metto l'indirizzo IP della mia console e schiaccio invio. Qua sono collegata alla mia console. Devo andare nell'hard disk, quindi faccio hdd 0 e vado a mettere. I miei file, quindi il game.net, la cartella game.net dove si trovano tutti i miei elf, quindi tutte le mie ombrew. Sostanzialmente nell'hard disk sono in system conf, sysconf, freeMC, fmc boot. Questi sono tutti i miei elf. Qui dentro ci trascino il game.net, il game.net e aspetto che lo scriva. Eccolo qua, se andassimo ad aprire ovviamente, qui dentro ho. Il mio HDL Game Installer ELF e il mio pacchetto Language. Quindi io ho già spostato la mia Homebrew all'interno della console. Se invece voleste farlo via USB Stick, vi faccio vedere anche quello. Quindi, via USB Stick, quello che facciamo è prendiamo una USB Stick, la inserite nel PC, poi aprite questo PC. E vi assicurate che sia in formato FA32 se fosse piena prima di andarla a formattare e quello che ci fosse dentro eh, fosse documentazione che a voi serve. fatevi un backup perché ovviamente quando andiamo a formattare un qualsiasi componente andiamo a svuotarne il contenuto, se aveste USB stick sino ad un massimo di 32 giga di dimensioni, le potete formattare. In FA32 tramite eh, Windows, quindi destro del mouse, formatta FA32, qui mettiamo dimensione predefinita e diamo l'avvio. Formattata. Se avessimo invece componenti superiori ai 32 giga con Windows non potete formattare in Fa 32 quindi vi suggerisco l'utilizzo di software terze parti quale GUI Format che è il software che uso sempre io dovete selezionare il vostro componente nella lista state molto attenti a quello che selezionate perché qualsiasi cosa andate a selezionare sarà formattata e svuotata quindi se per disgrazia scegliete il disco C che è il PC o una partizione io ho una partizione D andate a svuotare quella quindi la mia USB-Stick nel caso è la E sono sicuro. Qui lasciate tutto com'è e date lo start per andare a formattare. Questo serve solo, ovviamente, ripeto, se fosse un componente superiore a 32 giga di dimensioni. Tutto quello che è uguale o inferiore a 32 giga si formatta in fa 32 tramite Windows. Una volta che abbiamo formattato la nostra USB Stick. La apriamo, la mettiamo qua di fianco, e ci spostiamo dentro la nostra cartella, e attendiamo che finisca di spostarlo. Nella USB stick fa veloce eh? anche perché questa è una USB stick veloce, quella che sto usando io. ecco qua una volta inserito il, eh, la nostra applicazione, la nostra HomeBriu nella USB Stick. Ci spostiamo nuovamente sulla console e andiamo a metterla nella cartella apposita. Quindi, se stessimo spostando la nostra Ombrew tramite USB stick, inserite la USB stick nella console e poi avviate la console. Una volta avviata la console, quando arriva alla pagina iniziale del Free HD Boot, andate su ULAN o VLAN o LAN a seconda della versione che avete e lo aprite. Una volta qui, cerchio. Andate giù su mass, cerchio, andate su gamenet, x, r1, cerchio su copy, vedete che viene fuori un quadratino verde in alto a destra, vuol dire che ha copiato la cartella. Triangolo, triangolo, andiamo giù su hdd0, cerchio, andiamo giù su sysconf, slash, cerchio, fmcb, slash, cerchio. Qui dentro R1 Paste, io non lo faccio perché l'ho già spostato via network. Questo è il sistema per spostarlo via USB. Una volta che schiacciate cerchio su Paste, lui inizierà a copiare i vostri file. Quando ha finito si aprirà una finestra di copia. Quando ha finito si chiuderà la finestra e vi avviserà di aver spostato i vostri file. Una volta fatto questo, andiamo tutto indietro e. O schiacciamo select e se avete il PS2 browser nella lista potete riavviare direttamente al browser, quindi alla schermata home del free HD boot, o altrimenti riavviate la console. Io nel mio caso il PS2 browser l'ho eh, inserito e quindi posso schiacciare la X e mi torna direttamente alla schermata iniziale. Però se voleste configurarlo anche voi, vi basta schiacciare select. Vi spostate in un qualsiasi spazio vuoto qui, schiacciate cerchio, io lo rifaccio sulla X, eh? schiacciate cerchio, andate su MISC e qui selezionate PS2 Browser, cerchio, poi andate giù su OK e schiacciate cerchio. E avrete la possibilità di tornare al browser iniziale della console senza riavviarla. E adesso io schiaccio X per tornare alla schermata iniziale. Ora andiamo ad aggiungere il Game Installer alla schermata iniziale della console. Così non dovete andare sempre da un shelf. Quindi andiamo tutto giù fino a trovare Free HD Boot Configurator. E schiacciamo X. Qui schiacciamo X. Qui andiamo a Configure OSD Sys Option X. Qui andiamo a prendere o uno spazio vuoto o a sostituire un ombrew che non vogliamo più avere. Io in questo caso sostituisco questo AB che era solo un test. Schiaccio X, X qua, cancello con il tondo e poi qua sotto muovo con il cursore tra le lettere per dare un nome. Io lo chiamo Game Installer, quindi G, A e così via. Ovviamente potete dare il nome che a voi piace di più, che vi, vi ricorda di più quello che se, a cui serve questa ombrew. Quando avete scritto il nome andate su OK e schiacciate X. Vi spostate su PAT. Se vi fossero delle cose già configurate in PAT 1, PAT 2, PAT 3, vi spostate e schiacciate cerchio in ogni PAT in modo da averle vuote. Dopodiché andate in PAT 1 e schiacciate X. Andiamo su HD 0X. Andiamo su sysconf X F5B x, e andiamo a vedere dov'è la nostra Game Net qua. x, installer.11, X, adesso andiamo giù su return, andiamo giù su return e andiamo a save conf to hd 0 e schiacciamo X. Quando vi dice che ha salvato, saved, andiamo su exit e schiacciamo ancora X. Lui si riporta alla pagina iniziale della console. E in questo caso dovremmo avere nella pagina iniziale un chiamata Game Installer. Adesso scorrendo l'elenco, ecco qua, io ho la mia eh, applicazione Game Installer. A questo punto, con la connessione, ovviamente col cavo internet collegato, avvio il mio Game Installer. X. E attendo che carichi, ci metto un attimino, eh? dovete avere un po' di pazienza. Ecco qui, il game installer si è collegato alla rete. Come vedete, vi dà già in alto a destra due cose. Lo spazio che avete sull'hard disk, nel mio caso ho 342 GB libere e qual è il vostro IP? 192.168.0.10. Se non vedeste l'IP o vedeste degli errori di connessione, schiacciate Option e andate a verificare che il dhcp sia attivo nel mio caso è disabilitato e se è collegata sostanzialmente potrebbe avere problemi col dhcp disattivato quindi se vedete che non si collega andate qua dentro se vedete disabilitato abilitatelo se vedete abilitato disabilitatelo e poi andate giù su ok ovviamente nel mio caso è collegata non dovremmo avere grossi problemi quindi quello che possiamo fare adesso è ci riportiamo sul PC, lasciamo la console accesa con l'HDL Game Installer. Ovviamente, deve essere acceso e avviamo l'applicazione da PC per installare il nostro, il nostro gioco sulla console. Eccoci qua. Adesso, quello che faccio ovviamente, è chiudo il PC perché non mi serve più. Questa è la cartella dove abbiamo dentro sia l'ELF uh, per la console che il software per il PC io apro la cartella pc e lancio hdl eh, g main client xe vi si apre questa finestra qua in alto date qua dentro l'ip della vostra console e schiacciate connect Quando vedete i pulsanti attivi qua sotto e vi fa vedere anche lui lo spazio del vostro ehm, hard disk, vuol dire che è connesso alla console. A questo punto, quello che possiamo fare è install new game. Io ho già una cartella con dei giochi, ovviamente. Eh? Quindi, quello che dovete fare è collegare, eh, aprire, la, eh, scusatemi, avere una cartella con delle ISO eh, sul vostro PC. O avere un hard disk esterno con delle ISO collegate al vostro PC e dopodiché in install games gli dite install game add the game. Qui potete farlo direttamente da DVD. Quindi se avete un DVD eh, di un gioco, un CD di gioco che volete installare, lo inserite nel vostro PC e quando lo legge potete iniziare l'installazione. Io installo un'immagine disco, quindi clicco qua, browse. Vado sul desktop, li ho nella cartella PS2, DVD, e ne prendo uno a caso. Prendo Nightfire, per esempio. Apri. Qui sotto dovete scrivere per tre volte il titolo del vostro gioco, il titolo che volete vedere. Nel mio caso è 007 Nightfire, quindi io scrivo 007 Nightfire. In teoria dovrei poterlo copiare e, spost e scrivere, infatti. Quindi lo scrivete una volta sola, poi lo selezionate, schiacciate Ctrl C o Ctrl C sulla vostra tastiera, poi vi spostate sotto, e adesso li ricancello, ecco qua, schiacciate Ctrl V o Ctrl V sulla vostra tastiera per incollare. Qui lasciate tutto com'è e date l'ok. Ok. Proceed, quindi procedere, sì. E adesso diamo start. Proceed with in installation, sì. E qui vi dà il progresso di caricamento. Ovviamente lasciate andare la console finché non ha finito di, andare, di caricare il vostro gioco. La console e anche il PC ovviamente, eh? ci metterà un po' di tempo. Qui in teoria vi dice anche il tempo rimasto e mi dice che nel mio caso questo gioco ci mette circa 10 minuti. Ecco qua, quasi finito, eh? siamo al 99%. Quando finisce, come vedete, vi apre la finestra Game Installed Successfully, quindi gioco installato con successo, date l'ok ok e tutto si chiude. A questo punto potete disconnettere la vostra console. Disconnect. Chiudete tutto sul PC e andiamo sulla console a vedere se il gioco è installato correttamente. Ed ecco qua. Come vedete 007 Nightfire, il mio gioco è installato. Eh, io quando ho riaperto la console era con schermata blu, quindi era andata tipo in stand by o okay, che, ma non tornava in schermo. Se dovesse farlo anche a voi, spegnete dal pulsante la console, la riavviate e poi avviate ancora il game installer fino ad arrivare qua e assicurarvi che il gioco sia dentro. Una volta che siete sicuri che il gioco sia dentro, cerchio. Per chiudere il programma, ok. X e chiudiamo il programma e adesso andiamo ad aprire OPL Manager. Eh, scusatemi, OPL quindi Open PS2 Loader per vedere se il nostro gioco lo vede anche in OPL. Se è tutto a posto, eccolo qua. Una cosa in questo hard disk ci sono già dentro giochi PlayStation 1. Se io vado su PlayStation 1, come vedete, ho le copertine. Ovviamente se sposto il gioco dal uh, con network sposto solo il gioco, non, non ho spostato anche delle copertine. E anche quando facciamo l'operazione tramite, uh, tramite PC con l'hard disk legato al PC, come sapete o come sapete se avete visto il mio video fatto per quella funzione, non spostiamo le copertine, dobbiamo spostarle dal PC. Alla console o via USB stick, o come faccio vedere in un mio recente video, tramite il network, perché posso spostare anche file tramite network, ma non con, questa, con questo software. Con il software che abbiamo usato adesso, posso spostare solo gli ISO PS2. Quindi, cosa posso fare per avere le copertine? Innanzitutto devo preparare una cartella con tutte le copertine, dopodiché posso decidere se spostarle via USB. O via network. Ora vi faccio vedere anche questo, quindi vi faccio vedere anche come spostare le nostre copertine. Chiudo la console per il momento, ci riportiamo sul PC e vi faccio vedere anche quest'ultima cosa. Eccoci qui. Allora, innanzitutto, per poter avere le nostre copertine, dobbiamo utilizzare un software che si chiama OPL Manager. Io lo prendo dalla mia cartella delle applicazioni e la metto qua sul desktop. Arrivo subito. Eccola qua sotto, come vedete qua ho OPL Manager. Allora, due cose, o più cose, adesso vi dico un po'. Se volessimo avere le nostre art, bisogna usare OPL Manager e bisogna far sì che la nostra cartella sul PC o la nostra, il nostro uh, hard disk esterno dove abbiamo i giochi e così via, o qualsiasi componente dove avete i giochi che, dove, che volete spostare sulla PS2 sia letta da OPL Manager perché OPL deve trovare i giochi e una volta che trova i giochi può trovare le copertine quindi cosa facciamo come avete visto io i miei giochi li ho nella cartella ps2 qui io ho già una cartella art perché questa cartella era già configurata ma vi faccio vedere cosa dobbiamo fare anzi facciamo così ne creo una nuova così vi faccio vedere da zero ps2 test ok dentro qui ci sposto il mio gioco che abbiamo appena messo quindi era night fire creo una cartella dvd dvd la apro e ci sposto dentro il mio gioco quindi voi in sostanza dovete avere una cartella nel vostro hard disk esterno, in una USB est stick esterna, sull'hard disk del PC, una cartella con dentro tutti i giochi che volete spostare, ma in quella cartella deve esserci una sottocartella DVD. Ok? Come nel mio caso. Ora, quello che facciamo, andiamo ad aprire OPL Manager, magari apritelo con amministratore, così siamo sicuri che funziona bene. Quindi destro del mouse, esegui come amministratore. Una volta che si avvia OPL Manager, se non avete ancora specificato una cartella di lettura dei giochi, vi, darà, vi dirà questo. Date ok. Io qua di solito scelgo no. Lo preferisco fare io manualmente. Annulla. Vado in impostazioni. Modalità, modifica modalità percorso di OPL. E qui normale, Iso più UL Configuration, vado su sfoglia e qui vado in desktop, cerco la mia cartella PS2 test. Una volta selezionata la cartella PS2 test, do l'ok okay. ricordate che se fosse la prima volta che aprite OPL Manager. Oltretutto, vi lascerò il link per scaricarlo. Quindi potete scaricarlo online, se fosse la prima volta vi chiederà anche altre cose. Io perché l'avevo già avviata e già configurato, se no. Vi chiederà di scegliere la lingua di utilizzo di OPL Manager e vi chiederà se volete tenere attivo il controllo degli aggiornamenti. Tenetelo attivo. Una volta impostato questo, date salva. Lui vi dirà che non esistono le cartelle CD, DVD o ART. Questa è una, pre una frase prestabilita. La cartella DVD effettivamente noi ce l'abbiamo, ma le altre no. Date OK. Qui vi dice se vuoi, volete creare le cartelle. Date sì e lui trova già il gioco che ho dentro la mia console dentro la mia, chia la mia chiavetta o hard disk o pc in questo caso io ce l'ho sul pc OPL posso abbassare la cartella se io adesso aprissi la mia cartella ps2 test qua dentro adesso ho tutte le cartelle come vedete apps, art, cd, cfg, cht, pops, VLMC, eh, vmc scusatemi ma sono un po' cecato dentro la cartella dvd ovviamente che avevo già fatto io o dentro il mio gioco se volessi la cartella art per il momento è vuota se volessi creare le art quindi le cover per questo gioco vado su funzioni batch scarica art qui seleziono tutti questi gli ultimi tre di solito se non sbaglio non sono selezionati quindi selezionateli e date l'avvia operazione completata ok chiudete adesso lui ricarica e dentro c'è tutte le nostre copertine se vado a gestioni art io ho tutti i file non tutti i giochi vi trova tutto eh? quello che potete fare molto spesso è andare a cercare online e caricarle manualmente del tipo questo è 007 night no? vi faccio già vedere quindi io apro il mio browser questo che è quello che stavamo usando 007 007 Fire PS2 invio selezionate immagini e qui potete scaricare le immagini. Ne scaricate una a caso, quella che vi piace di più, ovviamente. Salva immagine con nome. Vi assicurate che sia un JPEG. Salva. Abbassate il browser. Qui selezionate qua di fianco e andate in dove avete salvato la vostra immagine nel mio caso download doppio clic sulla copertina o su qualsiasi altro file vi chiede se volete convertirlo dite di sì ed ecco qua mi ha messo la copertina e la convertite e salvate in automatico fa tutto lui in automatico e voi dovete solo andarla a cercare quindi una volta che le mie copertine sono tutte a posto posso chiudere ovviamente nella vostra cartella ci possono essere anche 200 giochi ed ovviamente lo spostamento tramite eh, hdl eh, game installer non è per un gioco solo alla volta ma potete selezionare anche 20 giochi alla volta ovviamente più giochi selezionate più tempo ci metterà una volta che abbiamo le nostre art come vedete nella cartella adesso io ce le ho quello che possiamo fare è chiudere opl manager che non ci serve più ed ora dobbiamo decidere come spostare le nostre art sulla console. Abbiamo due sistemi. Uno, prendiamo una USB stick, la formattiamo in FAT32, ci mettiamo dentro le nostre art, poi mettiamo la USB stick nella console e tramite lulan Shelf le prendiamo dall'USB e le mettiamo nell'hard disk. Oppure via network. Io vi farò vedere entrambi i sistemi. Adesso collego una USB stick al PC, non è vuota, vediamo cosa c'è dentro perché c'è dentro roba eh, sempre di PS2 in sostanza, vediamo cosa c'è dentro, ecco qua, questa è la mia chiavetta, cioè è la stessa che abbiamo usato per spostare che dove vi ho fatto vedere per il game net. Quello che potete fare è prendete, create una cartella e la, la chiamate art o cover, come volete, cover per esempio. Aprite, poi aprite dal vostro, dalla vostro, dal vostro hard disk, dalla vostra USB stick, dal vostro uh, hard disk esterno dove avete i vostri giochi con dentro le art, aprite la cartella art, selezionate tutti i file che volete spostare e li inserite nella cartella cover della vostra USB stick. Una volta inserite tutte le cover, scollegate la USB stick e vi potete spostare sulla console. Una volta fatto questo, qui se fate con USB avete finito. Se invece volete fare con network, ovviamente dobbiamo avere ancora il cavo network collegato alla console e dobbiamo avviare il PS2Net. Ora vi faccio vedere come. Una volta che la console è avviata, andate su VLANCH ELF o ULANCH ELF o LANCH ELF a seconda della versione potrebbe avere dei nomi diversi, ma comunque il ELF e date X, schiacciate start e attendete che si connetta alla rete con FTP netconfig 192.168.0.10 è collegata perché vi dà la configurazione e l'IP address a questo punto tornate sul pc collegate il pc alla console e trasferite il file ovviamente la console la lasciate accesa eh? perché non se la spegnete e scollegate la rete qui scrivete esplora aprite l'esplora file e qui scrivete FTP due punti slash slash e l'IP address, l'indirizzo IP della console. E date invio o freccia avanti. Questa è la vostra console. Quello che possiamo fare è fare così, così è più chiaro ancora. Queste sono le art che voglio spostare, questa è la mia console. HDD 0 vado in più OPL e vado in art qui prendo e sposto tutte le mie cover art buona, ha finito adesso io posso chiudere la cartella e ho spostato le cover art nella console adesso mi risposto sulla console allora, se aveste optato per lo spostamento via network, quando tornate sulla console è ancora nella pagina di Ulaunch con la vostra connessione se Aveste optato per il caricamento via uh, USB stick. Quando accendete la console con USB stick dentro alla console stessa, selezionate ancora dal menu principale VLAN shelf, VLAN shelf o LAN shelf, shelf. E quando siete qui, cerchio, MAS, cerchio, cerchio per aprire. E qui schiacciate X e tenete premuto X fino in fondo. Fino a che tutti i vostri file non abbiano un pallino di fianco. Quando hanno il pallino, R1 sul controller, cerchio su copy, vedete in alto a destra un quadratino verde, indica che ha copiato nel clipboard i vostri file, triangolo, triangolo, in su, hard disk, cerchio, più cerchio, art, cerchio, R1 paste. E attendete che lui copi. Ok? Una volta che avete copiato i vostri giochi, potete uscire dall'hard disk e tornare qua nella schermata principale. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, schiacciamo SELECT e torniamo alla pagina iniziale di ULAN SHELF. Se aveste configurato la console, per avere un pulsante rapido per riavviare la schermata home di free hd boot, schiacciate quel pulsante e tornate alla pagina iniziale per poi lanciare opl. Se non l'aveste configurato, come vedete io ce l'ho, ps2 browser, quella è la pagina iniziale, io ce l'ho sotto x. Se non l'aveste configurato, è una cosa semplice da fare: select, scegliete un pulsante dove sia vuoto. Dove non avete niente configurato o qualcosa che volete sostituire, schiacciate cerchio, andate su MISC, cerchio, PS2 browser, cerchio e avete impostato il riavvio della console sulla schermata home senza doverla riavviare dal pulsante. Andiamo giù su OK. Quando siete qua, X. E la console torna in automatico alla schermata home. Adesso riavviamo PL e vedrete che il mio 007 ha la copertina. Eccoci qua. Andiamo su Open PS2 Loader X. Vediamo il tempo che leggo. Ovviamente, a seconda delle dimensioni del disco eh, rigido installato, quindi dell'HD, la console ci mette il suo tempo. Eh? Ed ecco qua. 007 Nightfire Cover, CD, sfondo, ho tutto. Ovviamente, se voglio avviarlo, X e avvio il mio gioco. Quel cambio di colori, sapete, se avete già usato PL, sapete che è normalissimo. Eh? Selezione lingua, X. L'ho messo in italiano, questo gioco ha la versione italiana, quindi posso usarlo. E come vedete, il mio gioco funziona alla perfezione perché si è avviato quindi funziona. Per uscire dai giochi, come vi dico sempre, nei miei video dove faccio vedere OPL con PS2 si schiaccia L1L2R1, R2 select start. A volte non lo prende. Eh? Quindi no, niente. Questa volta non lo vuole prendere. Potrebbe capitare che questa combinazione di tasti. Non la prende, a quel punto dovete riavviare la console. Nella maggior parte dei casi la combinazione dei tasti funziona e la console esce dal gioco. Perfetto, io direi che con questo tutorial abbiamo ultimato. Vi ho voluto far vedere uno step in più rispetto a quello che ho trovato nei vari tutorial che ho letto e guardato io per questa funzione: ovvero l'aggiunta delle copertine. Perché secondo me. Uh, a me piace la roba un po' grafica, diciamo quindi, secondo me, OPL con dentro una lista di giochi senza copertine. Mi sembra uno schedario e non mi piace. Quindi, ho preferito far vedere anche voi come poter aggiungere le copertine. Uh, quindi spero che il video vi sia piaciuto, che vi aiuti a configurare al meglio la vostra console e a non diventare matti quando la preparate. Se vi fosse piaciuto il video, un bel pollicione. Iscrivetevi al mio canale così potete seguire tutti i miei video già. Sul uh, canale e i prossimi io non mi fermo, continuo a fare video finché ho uh, idee. Se aveste idee per qualche video, provate a chiedere, vedo se posso soddisfarla. Ovviamente posso sempre soddisfare le vostre richieste in base alle console che ho a disposizione. Eh? Quindi purtroppo io ho parecchie console, ma non tutte le console esistenti. Quindi cercherò sempre di soddisfare le esigenze. Se avete domande, potete mettere dei commenti sotto al video o iscrivervi al canale Telegram, il cui link lo trovate sempre nella descrizione del video insieme a tutti gli altri link di quello che abbiamo utilizzato oggi. Vi ringrazio per aver seguito il video e vi auguro una buona serata.